Raga, sta succedendo l'impossibile, ho dovuto fermare la registrazione. Mio Dio, raga, qui c'è il messaggio. Ok, ragazzi, scusate se mi ha chiamato papà, va bene. Quel pezzo vedrò di tagliarlo. Comunque sia, taglierò anche il pezzo iniziale di questo video. Raga, comunque sia. Se dopo vedo che si vede il numero del telefono, lo tolgo. Se no, vabbè, lascio comunque. Si vede comunque che cacchio, cacchio me ne frega. Poi mica mi vergogno che il fatto che. Allora, come minimo adesso evoca i cristalli. Adesso evoca i cristalli, già lo so. No, perché ho messo la vita. No, questo esplode. No, 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 che c'è? Ho preso quello giusto. Cazzo! No, raga! No, non va bene. Come cosa? Non va bene, non va bene. No, io devo livellare, non ce la posso fare. No, fa veramente degli attacchi potentissimi, mio Dio. Ecco perché la gente screava. Ecco perché vedevo i commenti che dicevo, mio Dio, una cosa infattibile. Ecco, capite perché? No, ragazzi, non ce la posso fare. Allora, devo tenere conto dei cristalli che esplodono. Però se mi fa quell'attacco della spada, mi ammazza in un colpo. Dio mio, non va bene. Non va bene come cosa, raga. Devo livellare. Di almeno, tipo, deve essere a noi di 62. Ragazzi, non va bene come cosa. Faccio qualche altro tentativo, poi vedo di fermare l'episodio. Per vedere se ce la fa. Perché allora, di fargli danni, gli faccio danni. Ma se lui fa quella cosa lì, devo farlo fuori prima che faccia un attacco, praticamente. Ed è una cosa infattibile, però, farlo fuori prima che faccia un attacco. Allora. Allora, perché fargli danni, arrivo a togliergli metà vita. E sta saltando, comincia a laggare tra l'altro, ragazzi. Comincia a laggare il gioco. A laggare troppo. Cioè, vedete che io ritolgo tanto anche parecchio ritolgo. Ok. Cioè, guardate quanto mi toglie, cazzo. Scudo assoluto, sì, vabbè. Beh, ci mancava. Adesso gli fa attacco della spada. Cazzo, 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 cazzo. Bastardo! Guardate roba! Mi ha tolto di... Guardate che roba, cazzo! No, mio Dio! No, raga. Se ce la faccio è per il miracolo, eh. No, fa giù, raggio di luce. Mio Dio, raga, no, no, no. No. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Mio Dio, no. Un'ultima volta. No, mio Dio, mi spiazza questa cosa. Ma veramente? Mio Dio. Cioè, no, ragazzi, sono rimasta malissimo. Veramente, ci sono rimasta male. Davvero, fa così tanti da... Che pezzo di... Ci sono rimasta malissimo. Ma che mi tocca farlo fuori la prossima volta, ragazzi. Vedo di livellare. Cioè praticamente devo avere la vita piena quando mi fa questi attacchi di. Sì, vabbè, qui già mi fanno fuori il povero Spyro. Vabbè, sì, cioè qui comincio addirittura con uno in meno. Ma sì, ciao. Vabbè, ciao, adesso qui comincio con uno con la vita bassissima. Ok, vai, 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 vai.
Raga, scusate, è concentrazione ansia time questa, non è concentrazione time. È concentrazione time misto ansia. Sto prendendo in difeso, sto prendendo in difeso, eh. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Silenzio, silenzio. Forse la mia abilità per questo libro mi ha portato a questa sconfitta. Di nuovo, è tutta a causa dell'oscurità. Mi sbarazzerò di questo libro malefico. Lucia, la luce la troverò in qualche altro modo. Sapevo che sarebbe successo. Questo è il momento che stavo aspettando. Chaos, pure qui sei? Chaos, no, il libro. Quanto mi sei mancato, oh Livio, ora sei tornato da me! Con questo libro arriva la potente magia oscura, vi distruggerò, Sky perdenti! Ecco questo dio di ciò che vi aspetta! Il padrone di potenza tradito si ritrova di fronte a Chaos. Oh, ma che coraggio, che potenza! Ma non farmi ridere, padrone dei poteri, non sei migliore dei Sky stupidi! E che cosa succede? Il padrone dei poteri è quest'altra... Che cosa succede? Bel tentativo, Chaos! Glamshance mi ringrazierai più tardi! Che? Ah, signore, stia attento! Aspetta! Glamshance si schianta contro Chaos e il libro scivola dalle mani di Chaos. Di che sta succedendo? Il padrone potere evoca Spyro. Ma che sto evocando? Di ciao al tuo libro, Chaos! Spyro strappa il libro e vola via gloriosamente. Ma ci devo fare una scena animata, questa cosa. Qualsiasi cosa che richiede sforzo non vale la pena. Oh! Stupidi Sky perdenti! Glamshance, sbrigati! Prendi quel libro! Ho detto prendilo! Non così in fretta! Ho dovuto saltare la mia sessione di pesi in palestra per questo! Ma eccomi qui e tu vai via! Glamshance! Glamshance, pazzo! Non perdere tempo! Ti ho detto di prenderlo! Barbella fascilla il suo bilanciere con tutta la sua forza e colpisce Chaos e Glamshance facendogli volare via lontano! Padrone dei portali! Ce l'abbiamo fatta! Non ci posso credere! Abbiamo il libro! Ottimo lavoro, padrone dei portali. Potremmo non sapere mai quando Chaos tornerà, ma nel frattempo c'è ancora da fare. Torna all'Accademia quando puoi. Il viaggio con i tre Skylander è solo agli inizi. No, non ho capito la frase. Era meglio... È cominciato ora. Qui c'è il filmato finale. Questo qui è il filmato finale. Ah, quindi lui non sarebbe il boss finale, veramente. Io pensavo ci fosse Chaos come boss finale. Pensavo ci fosse un'isola segreta. Ah, qui si vede il filmato del padrone dei portali che torna a casa. Ovviamente maschio, perché ovviamente vedo sempre come... Oh! Cosa sono questi tipo i crediti senza crediti? Perché sono cose. Bello questo schermo, è bello! Direi che abbiamo finito il gioco allora. Le immagini penso che non mentano. Bene signori, abbiamo finito il gioco. Con un po' di fatica ma ce l'abbiamo fatta. Forse l'abbiamo finito, forse. Forse. Forse l'abbiamo finito, vediamo. Il settore di luce sto normale, sto sbloccato.
Forse abbiamo finito, forse. Vediamo, vediamo. Se sono delle cose extra da fare, ragazzi, le caricherò un secondo momento, ma senza commentare. Commentare del tipo, cioè, ricarico, tipo, per sentire tipo le storie di scheletro che ho caricato. Quindi non ci avrei commentare. Ecco, le carico così. Evito di fare video parlati che veramente mi costano fatica, perché parlare, ragazzi, costa veramente tanto. Ok, signori, incredibilmente ce l'ho fatta con 3 stelle. Alla fine sono riuscito a sconfiggere l'Unas con 3 stelle. Mio Dio, mi sento incredibile. Molto bene, signori. Provo a tenere il spirituale da follia di luce. Provo a tenere il spirituale da jetpack. Che è il jetpack che ce l'ho già. Ok, signori. Quindi abbiamo finito. Abbiamo finito il gioco, signori. O almeno la storia principale. Poi ci sono delle cose secondarie, tipo la dimensione distorta. Tutte queste cose qui, ragazzi. Nel caso di venisse a ricaricare, le caricherò in un secondo momento. Poi qui vabbè c'è il Tempio del Caos, che sono le sfide di cui effettivamente possiamo affrontare Caos. Lo chiameremo Dorian Prey boss finale segreto, questa roba del Caos che è stata fuori a caso. Per chi non sapesse come consiste questa cosa del Tempio del Caos, andatevi a vedere degli episodi precedenti, l'ho caricata questa cosa. Praticamente ci sono 3 round con Caos, che in ogni round è di una forma diversa e di un livello sempre più alto. Praticamente nel dungeon base adesso è diventata una cosa fattibile più o meno per me, mentre nel dungeon estremo è una cosa quasi infattibile. Perciò forse un giorno proverò a caricare un round che faccio contro del Tempio del Caos contro Caos nel dungeon base, vedere se riesco a farlo fuori in tutte e 3 le fasi, sempre off camera. Ma in ogni modo, ragazzi, in generale abbiamo finito la modalità storia. È stato un casino registrare quest'ultime puntate, per appunto da suona il campanello, mi telefono sul telefono con cui sto registrando, questo qui, quell'altro, il fatto che avevo 6 livelli in meno, 6 livelli e quant'altro. Devo ringraziare assolutamente la potenza di Dark Spyro, della difesa di Kingpin, Dark Kingpin, e della potenza di Nightfall, perché veramente senza quella non ce l'avrei mai fatta. Intanto qui, per togliere i puntini rossi, devo toccare tutte le, ecco, le caselle nuove che sono saltate fuori. Bene, ragazzi, che dire? È stato faticoso. A parte questo titolo, è stato veramente faticoso in generale riuscire ad arrivare alla fine di questa serie, ragazzi. In generale è molto diverso da gli altri Skylander classici, ma ora finalmente, ragazzi, possiamo ufficialmente dire che torneranno, parlando di Skylander classici, torneranno i gameplay su Skylander, quelli classici, per tutti i Skylander normali, quelli con le statuine. Oh, i nostri amati giochi sulla PlayStation. Dobbiamo iniziare Skylander Supercharger. Ma inizierò quando però avrò finito tutti questi gameplay, tutte queste serie che ho attive adesso. Adesso avevo 7 serie, adesso che ho finito Skylander Ring of Heroes ne ho 6 in corso. Le completerò il prima possibile, ragazzi, farò tutto il possibile per completare anche quelle 6 serie che ho in corso adesso, così poi da ufficialmente iniziare le 4, anzi 5 nuove serie che ho già in serbo. Avevo detto qualche settimana fa in un video, mi sembra, di World of Final Fantasy o Crash Team Racing, comunque sia, avevo detto che ho già in serbo 4 serie, di cui per appunto 3 le avevo già dette e una l'avevo lasciata come una sorpresa. Ecco, la quarta, ragazzi, non è Skyler Superchargers. Skyler Superchargers è diventato uno di quelle ufficiali che è chiaro che la inizierò. Quindi adesso ce ne sono 4, 6, 4, 9, 6 che inizierò. E la quinta è l'incognita, ragazzi. Quindi vi chiedo sempre di provare a indovinare senza assolutamente alcun indizio. Provate a sparare un gioco a caso, magari fate a indovinarlo. Provate, magari proverete, riuscirete ad indovinarlo. Ecco, un unico indizio che vi do è che è un gioco piuttosto famoso. Quindi vi dico solamente questo: è l'unico indizio che vi do. È un gioco che penso che farò molto più fatica a portarlo sul canale rispetto a Skyrim of Heroes, per questioni di cose che poi vedrete quando lo porterò. Ma del resto, ragazzi, abbiamo finito la serie su Skyrim of Heroes, ragazzi. Il video di oggi è che si possono concludere qui, quindi se non so se vi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video. Come ho già detto, i video su cose secondarie magari li porterò quando mi verrà la voglia per caricarli. Intanto, comunque, vi saluto qui con Skyrim of Heroes. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video. E noi ci vediamo alla prossima!
Tipo, queste sono veramente però state le puntate più difficili da calcolare. Veramente.